Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, inizio questo vlog dandovi una notizia, e cioè che domenica non uscirà il consueto video qua sul canale con il tutorial della settimana. Questo perché stiamo avendo dei problemi qua con la linea internet, in particolare noi abbiamo la fibra, ma da un paio di giorni non funziona. Adesso è venerdì, quindi il tecnico sicuramente arriverà lunedì e quindi non ho modo di sistemarlo prima. Questo vuol dire che riuscirò a caricare questo vlog e il video di domani tramite il telefono, ma visto che non ho abbastanza giga per caricare anche quello di domenica, dovrò saltarlo necessariamente. Mi dispiace molto, però non ho altra scelta e sapete che mi impegno sempre tantissimo per pubblicare i video, però questa volta è una causa di forza maggiore, quindi capirete insomma il mio problema. Ma parliamo del video di domani, che riuscirò, spero, a caricare senza problemi, e si tratta del video richiestissimo su come pulire i nostri tappetini da taglio per le macchine, appunto i plotter. È un tutorial valido per qualsiasi tipo di tappetino. Ovviamente io pulirò i miei Cricut e non solo vi farò vedere il procedimento di pulizia, ma vi darò anche dei preziosi consigli e delle tecniche per pulire o non far sporcare, rovinare troppo quelli che utilizzate. Nello specifico, visto che mi viene fatto molto spesso, vi dirò come non far sporcare il tappetino per il feltro, che è quello che ci preoccupa un pochino di più, perché appunto quando andiamo a tagliare il feltro rimangono sempre tantissimi pelucchi residui sul tappetino e diventa quasi subito inutilizzabile. Quindi appunto vi svelerò tanti segreti e vi aspetto domani con il video appunto sulla pulizia dei tappetini. Vi do anche una notizia che ho già riportato nel mio gruppo Facebook riguardo la Cricut, perché è uscita la Cricut Maker versione rosé, quindi tutta rosa, bellissima. Ci sono tantissime persone che l'hanno già acquistata, quindi volevo avvisarvi anche qua su YouTube, perché se appunto stavate aspettando una maker un pochino più femminile, personalizzata, carina e bella da avere, non solo da usare, appunto la maker adesso è disponibile appunto anche in colore rosa. Mi raccomando, usate sempre il mio codice sconto per qualsiasi articolo sul sito Neki Shop. Poi volevo annunciarvi che sto preparando un nuovo videocorso, questa volta sul Cricut Design Space. In particolare, molte persone che magari la acquistano e magari sono in difficoltà perché si trovano per la prima volta a vedere un programma mai utilizzato prima, insomma, e non riescono a orientarsi bene, ma anche chi l'ha acquistata da un po' però ha ancora qualche dubbio oppure vuole scoprire delle funzioni avanzate per fare sempre più cose con il Design Space, ho deciso appunto di creare un videocorso. Voi dovete sapere che ogni settimana, quando pubblico un video tutorial sulla Cricut, ho fatto in modo che ogni video vi spiegasse le funzioni del Design Space, vedendole pian piano nel dettaglio, però applicate ai progetti. Quindi, volendo, in quella playlist ci sono tanti video che, se li seguite, potete già gratuitamente imparare a usare il Design Space. Quindi, come ho sempre detto, io avrei sostenuto e supportato le persone che acquistavano la Cricut con dei video, ed è quello che appunto sto facendo. Però magari alcune persone preferiscono proprio entrare nel dettaglio, passare del tempo guardando un video dettagliato che vi prende per mano, vi fa vedere tutto, le opzioni disponibili, a cosa servono tutti gli strumenti presenti
sul programma e che entra appunto nello specifico di ogni funzione e ve la spiega perfettamente. Quindi per fare questo ci vuole un pochino più di tempo, ci vuole un pochino più di impegno e soprattutto è un argomento che interessa solamente alle persone che hanno acquistato Cricut, quindi dedicherò un corso ben fatto, ben dettagliato e ben spiegato, che sapete è la mia specialità, sul sito in due versioni, perché ho pensato di potervi far scegliere quale tipologia di corso su Cricut andare ad acquistare. Quindi ci sarà quello per principianti, che raccoglierà tutte le informazioni di base, vi spiegherà tutti gli strumenti e le funzioni essenziali per poter utilizzare poi tutto il resto, oppure la versione intermedia, dove ci saranno delle funzioni in più. Quindi per chi vuole solamente le funzioni base, quelle fondamentali che tutti devono sapere, ci sarà un videocorso, oppure per chi vuole quelle funzioni e in più altre un pochino più avanzate, magari sul caricamento di immagini, sull'SVG, sullo sfondo trasparente, sull'offset, qualcosa di un pochino più specifico, allora potrà acquistare la versione integrale del videocorso. Quindi questo è un po' per venirvi incontro e farvi scegliere l'opzione che fa per voi, anche senza dover appunto acquistare il videocorso con la cifra intera. Spero che questa notizia vi sia gradita, del resto sto avendo dei feedback positivissimi sugli altri videocorsi, so che vi piacciono, so che sono comprensibili, che vi sentite coccolate, prese per mano, è quello che io cerco sempre di fare, lo sapete, di spiegarmi nel modo più semplice possibile e portarvi a realizzare delle cose proprio passo a passo, spiegandole nel modo più completo ma semplice possibile. Quindi tenetevi pronte se siete interessate, nelle prossime settimane mi metterò al lavoro per creare appunto il videocorso su Cricut. Poi ovviamente sapete che avevo tanti ordini e commissioni in corso, nello specifico questa settimana ho realizzato un album per un cagnolino molto molto simpatico e carino, lo vedrete durante il vlog, ma visto che ho i minuti contati nella mia settimana, assolutamente, se inserisco qualcosa, ovviamente poi tutto il resto viene un pochino messo da parte, perché ho solamente quei giorni, fare un album, per chi li fa lo saprà, non ci vuole un giorno, ci vogliono più giorni, il che vuol dire che non potete fare altre cose in contemporanea, ma vi dovete dedicare solamente all'album. Nel mio caso ho dovuto quindi rimandare alcune cose che farò nel fine settimana e nel corso della prossima settimana, e cioè la progettazione delle carte nuove che dovrò far uscire. Sto pensando di fare il set dei viaggi in due versioni, una colorata, giovane, carina, e l'altra sempre carina, però versione vintage, perché magari alcune persone hanno un po' uno spirito più romantico e orientato anche al vintage, quindi ci sto lavorando. Poi dovrò fare sicuramente a brevissimo la seconda parte del declutter, perché io ho lasciato tutto così, cioè la seconda parte della mia stanza è ancora un caos tremendo, va sistemata, quindi farò uscire un secondo video decluttering, non so quando perché appunto non ho molto tempo, però mi devo assolutamente dedicare a farlo. So che vi è piaciuto moltissimo quello della settimana scorsa, di domenica scorsa, siete state in tantissime a guardare il video insieme a me, anche se durava un'ora, quindi vi ringrazio tantissimo e dunque preparatevi, perché ci sarà un nuovo decluttering e vi farò vedere i meandri della seconda parte della mia stanza. Quindi non mi trattengo oltre per non aumentare i giga da caricare con il mio telefono questa settimana sul canale, vi lascio alla visione del vlog e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Buongiorno, allora oggi è in partenza il pacco con tutto il materiale che abbiamo messo via domenica con il video del decluttering. La fortunata di voi che per velocità mi ha contattato
appunto adesso riceverà questo pacchetto che ho preparato per lei. Ho messo tutto il più ordinatamente possibile, sotto ci sono i nastri più grandi, poi sopra quelli più piccolini, la fustella e qualche washi, quindi diciamo un bel po' di materiale per poter fare varie creazioni. Quindi adesso vado a chiudere il pacchetto e lo affido al corriere. E oggi ho appena ricevuto un pacco di stoffe. Dovete sapere che queste le ho aspettate per più di 40 giorni, quindi ho fatto l'ordine un bel po' di tempo fa e finalmente sono giunte a destinazione. Questo perché ovviamente i negozi di tessuti sono stati presi d'assalto per mascherine, dispositivi di protezione, quindi noi creative abbiamo un po' subito anche l'aumento della domanda e quindi tutti gli ordini sono stati ritardati tantissimo. Ma adesso vi faccio vedere esattamente che cosa ho preso, e si tratta di questi tessuti con cui voglio fare degli accessori. Sono tessuti elasticizzati e quindi voglio fare delle cose carine per i capelli oppure per noi, insomma, adesso vediamo. E le ho prese in varie fantasie, appunto questa qua bianca con le fragoline, carinissima. Poi ho preso questa qua celeste con questi bei fiori, questa con sfondo scuro e fiorelloni belli frizzanti, colorati, fantastica, molto molto allegra. Poi quest'altra che è uguale ma in versione sfondo bianco, poi questa qua sui toni del blu, molto bella, con tanti fiori anche questa. Quest'altra sempre con lo sfondo celestino, un pochino più sul grigio, un pochino più spento, per insomma qualcosa di un po' più freddo. Poi un bel rosso con pois bianchi, sono tutte dello stesso tipo, è un cotone elasticizzato, quindi sono tutte uguali, cambia solamente la fantasia. E infine questo bellissimo color senape, uguale a quello celestino, cioè con la stessa fantasia fiorita ma con sfondo appunto senape. Direi che è tutto. Li ho presi sul sito tessuti.com. Come vi ho detto, c'è da attendere almeno una quarantina di giorni, però comunque sono abbastanza contenta dei miei acquisti e vi farò vedere presto che cosa potrò realizzare, soprattutto con la mia nuova macchina da cucire. Ed eccoci, vi faccio vedere l'album che è in partenza oggi, l'ho terminato. Questo è un album per un cagnolino, quindi l'abbiamo fatto bello colorato, giocoso, con una copertina sul verde acqua a pois bianchi e insomma tanti colori abbastanza vivaci. L'interno è questo qua, abbiamo scelto questa grafica, come vi ho detto, super colorata come la copertina, e all'interno ci vanno appunto le foto, c'è lo spazio anche per le note, e quindi eccolo, è terminato e posso procedere alla spedizione.
Allora ragazzi, c'è un problema. Come vedete, il modem segnala che non c'è linea internet perché questo segnale qua è rosso. Però abbiamo chiamato l'assistenza e ci hanno detto che se quest'altra scatoletta di Open Fiber, appunto della fibra, lampeggia a sua volta, significa che il problema è proprio tecnico, perciò bisogna aspettare che venga qualcuno a sistemarlo. Oggi è venerdì, noi siamo da 24 ore senza internet e quindi passerà il weekend senza linea e dunque proverò a caricare i video con il telefono, però non avendo molti giga ne potrò caricare solamente due. Quindi niente, adesso cerchiamo di risolvere questo problema e vediamo. E niente, dunque aspettiamo e speriamo che vengano presto a sistemarcelo.